Le recenti operazioni del Comando Provinciale di Pescara, due su tutte, Transumanza e Tana delle Tigri, e le importanti sfide legate alla prevenzione riguardo a possibili infiltrazioni sui cospicui flussi in arrivo con il PNRR, costituiscono da una parte motivo di riconoscimento per il lavoro svolto e dall'altra incoraggiamento a non mollare mai la presa su un territorio, quello della provincia di Pescara, particolarmente sensibile alle aggressioni della criminalità organizzata. Questo è di fatto il senso della visita oggi del comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Germano Caramignoli, alla caserma del comando provinciale in via Cincinnato a Pescara. Generale Caramignoli, la recente operazione Transumanza ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, di come la criminalità organizzata possa aggredire fondi europei. Su questo, anche alla luce dell'arrivo del PNRR, la vostra attenzione è massima. Sì, sarà questa una delle sfide del prossimo futuro che ci vedrà impegnati a pieno titolo ovviamente, e a pieno regime. Si tratta appunto di anticipare questi fenomeni per tempo, ovviamente di aggredirli subito prima che possano degenerare ulteriormente. Sulla provincia di Pescara, gli elementi sono tanti, c'è anche, oltre all'evasione fiscale, il vostro controllo capillare sul traffico, di droga. Ecco, rispetto alle altre province abruzzesi, che provincia è quella pescarese? Sì, questo è un territorio di passaggio, anche se estremamente dinamico, ovviamente è il corridoio di passaggio nord-sud lungo la fascia adriatica, ovviamente, quindi può risentire sicuramente della presenza di organizzazioni criminali radicate magari in province e in regioni qui vicino, e più c'è anche la presenza ovviamente di consorterie criminali locali, e quindi l'attenzione anche qui deve essere massima. Sì, veramente un privilegio avere il comandante regionale Abruzzo. In questo momento ci sta dando la motivazione, lo stimolo giusto e ci sta anche prefigurando quelli che sono, diciamo, gli indirizzi verso i quali dovremo muovere la nostra attività. Insomma, abbiamo fatto e faremo tanto, soprattutto, come ha detto il signor generale, per evitare l'infiltrazione del tessuto economico legale da parte delle organizzazioni criminali, quindi tutelare il territorio, tutelare la provincia di Pescara e la regione Abruzzo.